Ed eccoci qua, finalmente anch'io posso parlare della mia esperienza con il Covid. Allora, e voi direte, ma noi che cavolo ce ne frega della tua esperienza con il Covid? Siccome sono tra l'altro una persona fuori moda che si prende anche il Covid in un periodo in cui non va più di moda. No, lo so che non me ne frega niente, ma io ve la racconto lo stesso perché secondo me... La mia esperienza, o meglio, la mia lettura di questa esperienza potrebbe farvi riflettere. Allora, la mia esperienza con il Covid. Cosa succede? Praticamente, mi ero fatta tutto uno schemino con tutti i sintomi, quello che avevo, la febbre, come andava, i dolori qua e là. Poi ho capito che tanto era inutile, tanto non ci sarei stata dietro e mi sarei complicata la vita, e invece è meglio così che vi racconto a spanne quello che è successo. Sostanzialmente succede questo: i miei si prendono il Covid, il giorno dopo io sono bene, ovviamente. Il giorno dopo io comincio a sentire un po' di grattino alla gola che ho ancora. E il giorno dopo ancora praticamente mi alzo dal letto, faccio queste scalette, faccio 1, 2, 3, 4, 5 gradini, mi reco nel luogo dello yoga dove mi reco ogni mattina appena mi sveglio, perché se io soltanto rifletto, faccio azione il cervello durante questa scalinata, io non faccio più yoga. È così, ragazzi, l'azione del cervello è sabotatrice. Quindi niente, in questo breve tragitto mi rendo conto che potevo risalire tranquillamente i gradini e ritornarmene da dove ero venuta, e me ne sono stata a letto tutto il giorno, ho dormito tutto il giorno. Il secondo giorno ho dormito a sprazzi, il terzo giorno ho dormito zero. Per quanto riguarda invece la febbre, il primo giorno avevo sul 38,5, secondo giorno 37,5, terzo giorno più o meno 36,5, quindi era passata. Per quanto riguarda invece, diciamo così, i dolori, primo giorno dolori fortissimi, ragazzi, alla lombare non riuscivo a stare, ero morta praticamente, ero una persona morta, non riuscivo a stare in piedi, non riuscivo a stare neanche nel letto, qualsiasi posizione non andava bene, soprattutto la lombare, perché io ho capito questo Covid, insomma, come tutte le altre malattie, come tutte le altre influenze, vi becca dove siete deboli, quindi a me ovviamente mi ha beccato la lombare, quindi non riuscivo a fare niente. Secondo giorno benino, terzo giorno a posto, quindi il tutto dura praticamente 3 giorni. Ma in tutto questo, ok, non ho mangiato 2 giorni, il terzo giorno ho mangiato. In tutto questo, la cosa più importante che però vi voglio dire è: che cosa ho capito io di questa cosa? Tutto questo processo, ragazzi, non è stato nient'altro che un processo di guarigione oltre il Covid. Tutto questo è stato un processo di reset, e ora vi racconto perché. Qua, assolutamente, spoiler, no stomaci deboli. Se hai lo stomaco debole, tu che hai lo stomaco debole, scippa fuori da questo video, non è più per te. Fino adesso ci sono stati bene, ciao, ci sono piaciuti, però non è più per te. Allora, primo giorno io, durante il primo giorno sono stata male, ok, non ho avuto niente, non riuscivo a mangiare, non facevo niente, ero morta, ma durante la notte tra il primo e il secondo giorno ho avuto un ciclo fortissimo. Ho avuto un ciclo che io non ho mai avuto, ho sporcato il letto, cosa che io non ho fa mai fatto nella mia vita, perché io ho sempre avuto un ciclo veramente da bambina. Primo segnale di detox. Il secondo giorno mi sono messa in testa che sentivo questo stomaco e pancia, anche un'altra cosa che colpisce ovviamente questo virus, diciamo. Mi sono messa in testa che mi dovevo aiutare col del silicio. Ho preso il silicio verso mezza mattinata. La sera ho vomitato il nulla che avevo, ho vomitato praticamente solo il silicio che avevo nella pancia, che era un tappino così di silicio. Quindi vomito, ok, vomito, secondo segnale di detox. Il terzo giorno, ragazzi, qui proprio quelli che sono rimasti, che volevano rimanere, perché no, io ho lo stomaco, ce l'ho forte. Però non sono proprio sicuri, arrivati a questo punto che se ne vadano. Si va in bagno, ragazzi. Io sono andata in bagno tra le 5 e le 7 volte soltanto durante la terza giornata.
Quindi una detox pazzesca e comunque una cacca formata, non era la cacca dello star male di pancia, era la cacca della detox. Una Bristol 4 per intenderci, insomma, chi è un buon gustaio come me. Quindi, in tutto questo, che cosa vi volevo dire? Cosa vi volevo significare? Non guardiamo queste robe come delle sfighe pazzesche, cioè questa è stata un'occasione per me. Io al quarto giorno, cioè ieri, ero un grillo, io stavo benissimo, cioè io ero veramente una favola. Certo, bisogna affrontarlo con intelligenza. Io non ho mangiato, io non mi sono sforzata di mangiare, il mio corpo mi diceva non mangiare. E anche oggi, in realtà anche ieri, anche l'altro ieri, il giorno che io ho mangiato, in realtà non avrei dovuto mangiare, parliamoci chiaro. Sentivo che, non, che sarebbe stato meglio di no. Però vabbè, poi per riuscire a fare delle cose comunque mangi. E comunque il quarto giorno io avevo una lucidità incredibile, avevo la lucidità tipica, se c'è qualcuno tra di voi che conosce la lucidità da digiuno, da post digiuno, io avevo la lucidità del post digiuno, stavo da Dio, ero elettrica, ero frizzante. Ok, in tutto questo ho imparato questa lezione, cioè ho imparato questa lezione, mi sarebbe piaciuto sentirlo da altri che hanno fatto il Covid, che comunque il vostro corpo si adatta pian pianino e sputa fuori tutto quello che deve, e che anzi questa cosa è stata veramente un'occasione meravigliosa per il mio corpo per ripulirsi. Cosa farò adesso? Siccome comunque sento che questo Covid mi ha colpito le quattro parti del mio corpo deboline, la gola, prima cosa, la spina dorsale, adesso che mi alzo perché vi prendo una cosa, vi ve la faccio vedere, e quindi la spina dorsale, la lombare anzi, e lo stomaco e l'intestino. Quindi che cosa farò? Momento, anzi faccio della mia lombare. Vedete che comunque io ho un problema alla lombare, quindi lui va dove sa che c'è da resettare. Sembra proprio che abbia beccato quei punti per fargli un trattamento, un reset. Comunque un attimo. Dunque, io che cosa farò? Non so per quale santo in paradiso, io i giorni precedenti, vi parlo veramente di pochi giorni prima perché mi sono arrivate queste cose praticamente il giorno che mi è iniziato sta roba. No, forse no, lunedì mi sono arrivate, no, ieri mi sono arrivate. O ieri o venerdì, non mi ricordo, insomma. Va bene. Mi sono arrivati il trattamento Bromatec, quindi Enterel per primo, Bifisel per secondo, Rhamnosel per terzo e Serobiome per quarto. Il trattamento Bromatec che va a risistemare la pancia. Io lo farò perché un po' perché il cervello mi aveva detto di comprarmelo, non so neanche io per quale motivo e io se seguo il mio istinto. Un po' perché comunque sento che questa roba ha colpito la pancia e l'intestino, cioè l'intestino e lo stomaco. Bene, niente, quindi questo leggetela così se vi piglia sta roba. E se siete persone forti che non se ne vanno in ospedale, che non si pigliano paura. Comunque io vi ricordo che si muore di paura anche, anzi, è la cosa, cioè la cosa che vi può far morire prima è la paura, quindi vabbè, questo è un inciso. Un altro avvertimento, perché sento tante stronzate. Se dovete fare il trattamento Bromatec ve lo vendono così. Questo qua è il kit che vi vendono, ok? È una cazzata questo kit, perché voi dovete prenderne quattro di queste, perché questo deve durare per non so quanto. Insomma, questi qua vanno bene così, ma questo mi raccomando, prendetelo quadruplo, deve durare 2 o 3 mesi, non so, mi ricordo. Comunque sono quattro, quindi se prendete il kit poi aggiungetelo.